col numero 55 Hall, numero 33 Sant'Angeli, col numero 11 Gasparin, col numero 8 Molinaro e col numero 3 Ferguson. Il primo fallo della formazione della Segeco Piacenza con Sant'Angeli, dunque adesso c'è rimessa per Caserta, Allen per Carlson, poi c'è Marco Giuli, poi ancora Allen, parte la bomba di Allen, vediamo, va al bersaglio, è la prima bomba della serata, la realizza Allen, dunque punteggio di 3-0. Intanto avanti adesso c'è infrazione di passi di Mike Hall, dicevo Piacenza in avanti dopo aver recuperato il pallone, dunque adesso è Caserta avanti con Allen ancora per Carlson, fuori per Marco Giuri, vediamo Giuri ancora per Carlson, c'è un piede del numero 8 Molinaro. Da giocare 14 secondi e adesso c'è ancora Allen che gioca uno contro uno, si butta dentro, elude la stoppata di Molinaro, va a realizzare Salvatore, bella partenza di Caserta. Esattamente Umberto, Seth Allen sta rispondendo come ci si aspettava qui alla Palamaggio con 5 punti ma soprattutto giocando di squadra. E intanto adesso è Ferguson in possesso palla fronteggiato proprio da Seth Allen, quindi gira per Michael prova a rispondere da tre, sbaglia, rimbalzo di Caserta con Hassan, quindi Seth Allen ancora il possesso palla, rischia di perderla, poi con un buon ball handling riesce a contenerla, quindi Hassan dentro per Cousin si alza, tira a bersaglio, 7-0 di Caserta. Ottimo break iniziale Umberto di Caserta, che è riuscito a trovare buone soluzioni in fase offensiva e sta cercando di tenere l'ottimo attacco di Piacenza. Intanto è Allen, Hall, quindi ancora Ferguson in palleggio contro Seth Allen, quindi Sant'Angeli si alza, tira, va a sbagliare, rimbalzo toccato dalla difesa casertana e quindi poi è Seth Allen a conquistarlo. Seth Allen si alza ancora da tre, ancora una volta, però questa volta il tiro è corto e quindi dall'altra parte immediatamente Sant'Angeli a spingere la transizione, prova la penetrazione, poi preferisce fermarsi, quindi Hall per Ferguson da tre punti, Ferguson a bersaglio, prima tripla per Piacenza mandata a bersaglio da Ferguson, primi tre punti anche sì, per Piacenza, e punteggio 7-3. Intanto c'è un'infrazione di piede di Piacenza, dunque ci sono 15 secondi da giocare per l'azione della Juve Caserta, palla che adesso viene rimessa da Norman Hassan sempre per Allen trova adesso Carlson con un po' di difficoltà, però riprende il pallone Hassan che va a segnare la bomba, la sua prima bomba di Norman Hassan, dunque 10-3 il punteggio in favore di Caserta, che saldamente al comando di questo match fino a questo momento. Gasparin poi palla per Al, ma Al sbaglia, perde il pallone e dunque Caserta c'ha ancora una palla importante da giocare per continuare a costruire questo break quanto più lungo è possibile, perché Piacenza è una squadra che alla lunga non perdona. Ancora Giuri fuori per Carlson, ben chiuso da Hall, ancora c'è Allen che gioca uno contro uno, poi va dentro, va a bersaglio, gran bel sottomano di Allen che ne elude per la seconda volta la stoppata di Molinaro. 12-3 il punteggio, Caserta più 9. Intanto c'è Gasparin fuori per Ferguson si ferma, marcato da Cousin, parte la bomba di Ferguson, va a sbagliare, attenzione c'è un fallo di Marco Giuri in attacco su un tagliafuori, su uno sporco tagliafuori, sì, con Molinaro. Sì, assolutamente, Marco Giuri era in difficoltà, Molinaro è più alto di lui, era posizionato anche meglio, Marco Giuri è stato costretto al fallo, quindi sarà una rimessa in fase offensiva per
Piacenza che adesso con Mike Hall, quindi Ferguson in palleggio ancora con Mike Hall, fronteggiato questa volta da Seth Allen, quindi un vantaggio di centimetri. Poi Ferguson riprova la tripla e Hall conquista un ottimo rimbalzo in attacco. Purtroppo Caserta in questa situazione era mal accoppiata perché c'era Seth Allen su Hall, che naturalmente è molto più alto, ha avuto gioco facile nel prendere il rimbalzo offensivo e segnare il quinto punto per Piacenza. Intanto Caserta con Cousin va a sbagliare, rimbalzo conquistato da Ferguson che spinge la transizione, Ferguson finta la penetrazione, poi serve Santiangeli che è uno dei giocatori più prolifici della compagine piacentina, quindi Molinaro che prova la tripla e la manda a bersaglio. Il numero 8 Lorenzo Molinaro a segno da 3 punti, 12-7, sempre in favore di Caserta. Allen 5-27 al termine, c'è la bomba di Carlson che non va, rimbalzo di Gasparin, un accenno di contropiede per la formazione lombarda, poi va la formazione, chiedo scusa, emiliana, che va a sbagliare, poi dall'altra parte un bel assist di Marco Giuri per Carlson che va a bersaglio. Dunque 14-8 il punteggio per la Juve Caserta sulla Sigeco Piacenza. Bella partenza di Caserta del primo quarto. Caserta prova ad allungare la difesa con Seth Allen in possesso che difende su Ferguson. Seth Allen che non è certamente uno dei migliori difensori. Intanto vediamo la sfida tra gli altri due americani, Hall contro Carlson. Hall si gira, va a sbagliare, rimbalzo di Marco Cousin che apre subito per l'altro Marco in campo, vale a dire Giuri. Giuri in possesso palla quindi per Cousin che trova Hassan prova la penetrazione, quindi ancora Marco Giuri che finora è un po' sta solo dettando il gioco ma non ha ancora tirato. Intanto Carlson va a subire il fallo fischiato al numero 11 Giovanni Gasparin, primo fallo per lui, secondo fallo di squadra per Piacenza. Rimessa in fase offensiva con 14 secondi per andare al tiro per Caserta, con Seth Allen che si incarica della rimessa, quindi Marco Giuri contro Santiangeli. Giuri aspetta il taglio di Seth Allen, quindi lo serve in questo momento, prova la conclusione, anzi finta, poi apre il palleggio Seth Allen, serve ancora Marco Giuri fronteggiato da Hall. Marco Giuri deve tirare per forza, però c'è un'infrazione di passi, mancavano 2 secondi al termine dell'azione. In questo caso ottima la difesa di Piacenza che è riuscita ad imbrigliare, a mettere qualche granello di sabbia nei meccanismi bianconeri, e quindi Caserta ha perso palla e adesso è Ferguson in possesso palla per il nuovo schema offensivo di Piacenza, quindi con Santiangeli per Michael, ancora per Gasparin contro Carlson probabilmente commette fallo, non è dello stesso avviso l'arbitro, però va a bersaglio. 2 punti per Gasparin che dopo il contatto ha superato comunque Carlson, e quindi arresto tiro, canestro per il 14-10. Adesso Caserta con Mike Carlson fronteggiato da Molinaro. Carlson va in penetrazione, va a subire il contatto falloso, non in fase di tiro. Intanto terzo fallo di squadra per Piacenza, primo fallo per Molinaro, e ci sarà una rimessa in fase offensiva per Caserta. 14 secondi a disposizione per l'attacco dei padroni di casa per andare a bersaglio. Intanto Marco Giuri in possesso palla prova a sfruttare il blocco di Cousin, poi Cousin si allontana e va a subire il contatto falloso. Vediamo sempre di Molinaro, secondo fallo per lui. Era stato un buon gioco tra Marco Giuri e Marco Cousin. Cousin prima ha provato a portare il blocco, poi ha cambiato idea e ha ruotato verso canestro. Ruotando verso canestro lo ha servito molto bene Marco Giuri. Poi c'è stato il fallo. Intanto dovrebbe essere proprio Marco Cousin ad uscire dopo questa coppia di liberi a sua disposizione. Infatti sul scanno dei cambi è pronto Paolo Paci, il numero 15 in maglia bianconera. Cousin va a bersaglio col primo tiro libero ed è il terzo punto per il numero 22 in maglia bianca. Seconda opportunità dalla lunetta per il pivot di Pordenone. A bersaglio 2 su 2 per lui ed è cambio come avevamo previsto. Esce Marco Cousin, entra Paolo Paci. Cosa cambia Umberto con questo cambio? Ma con questo cambio, sperando che non cambi nulla dal punto di vista della presenza
sotto le planche, anche se Paolo Paci io lo vedo un po' più veloce di Marco Cusin. Intanto Ferguson è andato a realizzare da tre punti e Paolo Paci sta giocando queste ultime partite, è stato anche protagonista per quello che è potuto servire nel match di Roseto. Intanto ha sbagliato Hassan, una bomba da tre punti, Piacenza va in avanti, va a sbagliare, Hall recupera il rimbalzo in attacco e poi subisce il fallo di Carlson. Numero 16 di Carlson, primo fallo. Numero primo fallo di Carlson. Cambio Piacenza, entra il numero 14 Piccoli. Entra il numero 15 Edgar. Piedioa va a sbagliare il suo primo tiro libero, ne ha a disposizione un secondo. Sbaglia anche il secondo tiro libero, attenzione, rimbalzo è di Carlson, apre per Allen che si proietta in contropiede ma viene chiuso, raddoppiato addirittura, serve poi fuori il pallone a Marco Giuri, non tira Marco Giuri, serve però dentro Carlson che inizia di calcio e realizza i suoi primi due punti. Dunque bella semigancio dell'americano in forza ai colori bianconeri. Intanto dall'altro lato la sbaglia Ferguson, palla vagante, c'è la tocca, l'ultimo a toccare è stato probabilmente Norman Hassan e dunque palla, esce Allen ed entra Bianchi nelle file della Juve Caserta. Dunque rimessa da sotto canestro casertano per Piacenza in fase offensiva, 14 secondi al termine dell'azione piacentina, rimessa che viene effettuata in questo istante, ancora Ferguson fuori per Ideioa, va al tiro, va a sbagliare, rimbalzo di Marco Giuri che vola in contropiede, vediamo Giuri che cosa fa in angolo per Norman Hassan, poi Paolo Paci vuole giocare uno contro uno, sceglie poi di dare il pallone a Carlson ma c'è una palla deviata fuori dal numero 33 Sant'Angeli, dunque ancora Caserta in avanti, cambio, entra Turel ed esce Hassan nelle file bianconere, dunque c'è questa rimessa in fase offensiva di Marco Giuri, vediamo 12 secondi al termine per l'azione casertana, Bianchi in posizione di playmaker in angolo per Giuri, gioca uno contro uno, si ferma in angolo, va a tirare, voleva servire Paolo Paci ma non si avvede il pallone, contropiede di Piacenza, Ferguson, c'è Bianchi che lo ferma in contropiede, dunque palla per la Siggeco Piacenza, punteggio 18-13. Le seconde linee non sono ancora partite come voleva Nando Gentile, caro Salvatore, per sì, Caserta nica, ma Piacenza dopo un inizio un po' in salita è entrata pienamente in partita, spinta proprio da Ferguson che adesso va al tiro e va a bersaglio, 18-15. Quando hai due americani come Ferguson e Hall che ancora sta facendo fatica e adesso vediamo Caserta con Marco Giuri, con Paolo Paci che gli porta il blocco, vediamo Giuri apre il palleggio, cerca e trova ancora Paolo Paci però è troppo lontano dal canestro, quindi ancora per linee esterne per Mike Carson, Mike Carson fronteggiato da Hall, prova il tiro, lo sbaglia, un tiro mal consigliato in questa circostanza e adesso ancora Ferguson che è un po' l'anima della squadra in questa fase della partita, quindi Sant'Angeli contro Marco Giuri, Sant'Angeli va a tiro, va a sbagliare, c'è il rimbalzo in fase di attacco del numero 14 Piccoli, Matteo Piccoli, fallo di del numero Turel. 44 in maglia bianconera Marco Mirko Turel. Certo che Turel deve ancora entrare in clima partita. Sì, diciamo che sta faticando, intanto Nando Gentile richiama immediatamente sul parquet Seth Allen, dà qualche istante di riposo anche al capitano Marco Giuri che invece non sembra ancora caldo, soprattutto in fase offensiva. Intanto Ferguson va a bersaglio, gran canestro di
Ferguson, un signor giocatore, uno slalom che in questa categoria fa davvero la differenza. Intanto Carson, arresto e tiro, va a bersaglio Mike Carson e Caserta si sblocca, sale a quota 20, 20-17 quando manca un minuto alla fine di questo primo quarto di gioco. Santiangeli prova a sfruttare il fisico contro Setallen, sbaglia, poi conquista il rimbalzo e va a bersaglio. Intanto c'è il tecnico di Santiangeli che già prima era stato ammonito dall'arbitro quando aveva chiesto un fallo antisportivo e l'arbitro gli aveva detto: ci sono io, ci penso io. Evidentemente ancora qualche lamentela da parte di Santiangeli, adesso si è beccato il tecnico e con grande saggezza il coach piacentino Ceccarelli lo richiama in panchina. Grande acume in questo in questa circostanza del coach piacentino, che naturalmente vedendo il suo giocatore un po' troppo sopra le righe preferisce richiamarlo in panchina, farlo tranquillizzare sulla panchina. E quindi adesso c'è una rimessa solo però in attacco per Caserta, anzi dalla sotto canestro bianconero. Intanto Bianchi in possesso palla, Tommaso Bianchi il palleggio, cerca e trova Setallen, Setallen contro Piccoli, quindi c'è l'anticipo di Ferguson e Mirko Turel veramente non c'è finora. Intanto c'è un clamoroso errore da parte di Piccoli e fallo pure, primo fallo per Piccoli. Ci saranno due tiri liberi per Caserta, fase un po' confusa di partita. Intanto c'è Mike Carson che conquista due tiri liberi. Ricordiamo il punteggio: 21 per la Juve Caserta, 19 per l'Assigeco Piacenza, con il numero 16 Mike Carson in lunetta. Mike Carson che sta tirando con il 77% in stagione dalla linea della carità. Vediamo in questa circostanza come si comporterà. Due tiri liberi per lui, prima opportunità per il numero 16, per l'americano ex Latina. A bersaglio il primo tiro libero per Mike Carson, 2-2 per lui, ed esce anche Mike Carson. Entra in campo Andrea Valentini, uno degli under della compagine di coach Nando Gentile, ed è Valentini che va in campo, quindi fa il suo ingresso. Tanto Caserta in difesa, adesso c'è Valentini addirittura su Ferguson, tanti centimetri di differenza ma anche una differenza abissale in termini di velocità. Gira per il numero 9 che viene stoppato, Rota, quindi ancora Rota, prova la conclusione, la sbaglia, si lotta al rimbalzo ancora qualche secondo, poi c'è alla fine Ideoa che va a bersaglio. Nella confusione è più lesta Piacenza a trovare il canestro. Intanto un secondo, Bianchi prova la tripla, manda bersaglio, una bomba incredibile di Tommaso Bianchi. Caserta che quest'anno ne ha subite diverse allo scadere, a cui viene consegnato in questo momento il pallone con Turel che va su Ferguson. Una scelta da parte di coach Nando Gentile di mettere un giocatore veloce ma decisamente più alto su Ferguson, un incarico importante per Mirko Turel. Vediamo, adesso c'è Bianchi sul cambio che va su Ferguson. Intanto Caserta ha mangiato parecchi secondi all'attacco piacentino. Intanto Ferguson prova la tripla, la sbaglia, si lotta al rimbalzo ma c'è il fallo di Bianchi, fallo al rimbalzo. Caserta sta faticando a tenere un po' sotto le plance e adesso c'è stato appunto il fallo di Bianchi, quindi ci sarà un'ulteriore opportunità offensiva per la compagine ospite. Intanto Ferguson riceve palla, si alza, tira e va a bersaglio. Canestro del numero 3 Ferguson, 12 punti per lui fino a questo momento. Punteggio 26-23 con Paolo Paci per Bianchi. Bianchi cerca e trova Paci che va a subire il contatto falloso, dovrebbe essere crediamo del numero 3 Ferguson, che non è dello stesso avviso. Protesta un po' Ferguson, però lo fa con grande tranquillità, senza eccedere, anche se continua a parlare con l'arbitro. Dice: io non ho commesso fallo, ma evidentemente la terna arbitrale ha visto diversamente. Quindi rimessa per Caserta con Turel che prova subito la tripla, non la manda a bersaglio ed è rimbalzo per Piccoli. Quindi Gasparin in possesso palla contro Bianchi, Ferguson ancora. Gasparin
quindi Ideoa sempre oltre l'arco dei 6,75, adesso c'è Ferguson marcato da Bianchi, Ferguson va a penetrare ed è bravissimo, però poi va a sbagliare il tiro. Ultimo tocco doveva essere di un giocatore in maglia blu, non è di questa opinione l'arbitro a fondo campo e assegna la rimessa alla compagine Piacentina, che però ha soli 4 secondi per andare al tiro. Qui dovrà essere un tiro molto rapido per Piacenza con Gasparin che gira troppo. Secondo me Piacenza non si è avveduta dei 4 secondi sul tabellone e difatti è così, Piacenza muore con il pallone tra le mani. Infrazione di 24 secondi per l'attacco piacentino e quindi Caserta recupera questo pallone sul 26-23 quando mancano 8 minuti e 53 secondi alla fine del secondo quarto di gioco. Tommaso Bianchi per Andrea Valentini, quindi ancora Bianchi in possesso palla, cerca e trova Paci, ma è bravissimo Ideoa ad anticiparlo, quindi Ferguson. Adesso Piacenza potrebbe anche impattare con una tripla, ma c'è il fallo commesso da Paci su uno scatenato Ferguson, che è un po' la spina nel fianco per l'attacco casertano, ma adesso va a rifiatare anche Ferguson ed esce anche il numero 1 Ferraro, rientrano Hall e Rota, mentre per Caserta è rientrato Marco Cusin ed è uscito Paolo Paci, mentre è sempre seduto in panchina Marco Giuri. Quindi rimessa con Rota per Gasparin sul quale adesso c'è un ottimo canestro di Ideoa che aggira molto bene Cusin, che resta lì fermo sulle gambe. C'è un rischio palla persa per Caserta, intanto è rientrato anche Marco Giuri in palleggio contro Gasparin. Marco Giuri cerca un compagno, non lo trova, poi serve Cusin che prova a giocare spalle a canestro contro Ideoa tiene bene Marco Cusin, allora è costretto a girarsi e tirare, però la difesa piacentina ha tenuto molto bene. C'è il fallo commesso da Andrea Valentini nel tentativo di catturare il rimbalzo, quindi palla per Piacenza con Michael che si accinge a rimettere per Gasparin. Quindi Gasparin supera la linea di centrocampo, quindi Michael per ancora Gasparin sfronta il blocco di Ideoa, prova la penetrazione, si arresta, tira e va a bersaglio ed è sorpasso di Piacenza 26-27. Caserta in questi primi 2 minuti e 15 non ha ancora trovato la via del canestro in questi 2 minuti e 15 del secondo quarto. Intanto c'è il fallo subito da Seth Allen, il fallo dovrebbe essere del numero 9 Rota, così è, primo fallo per lui e c'è rimessa per Caserta. Intanto dovrebbe rientrare Hassan ed esce Mirko Turel. Rimessa per Caserta con Cusin per Giuri, brutta rimessa, però Caserta riesce a conservare il possesso di palla, quindi Seth Allen prova ad aprire il palleggio, aggredito da Piccoli. Seth Allen va a fare un canestro spettacolare, resta qualche secondo in aria e va a bersaglio, 2 punti per lui e Caserta rimette il naso avanti. Umberto, 28-27. Sì, infatti si temeva appunto il ritorno di Piacenza, c'è stato tutto, infatti Piacenza adesso colpisce ancora da 3 punti con Piccoli, Matteo Piccoli, e vola sul più 2, 28-30. Sappiamo che è una squadra che adesso non sta mollando e intanto ci sta ancora un'interferenza tra Hassan e Cusin, Ideoa, poi ancora Gasparin in angolo, va al tirare, va a realizzare anche il piccolo, il giovane Rota, Eugenio Rota. Fallo di Valentini, il secondo fallo, viene chiamato in panchina da coach Nando Gentile. Punteggio 33-28 più 5 Piacenza. Attenzione che ha costruito un mini break importante a 6:37 dal termine del secondo quarto, dunque al riposo lungo, e c'è Piccoli, no chiedo scusa, Rota e Lunetta per il tiro libero supplementare. Vediamo, lo sbaglia, il rimbalzo di Marco Cusin apre per Marco Giuri,
Vediamo come si dispone Caserta per questo attacco. Hassan Giuri può giocare uno, uno, infatti sceglie, fa benissimo e va a bersaglio appoggiando il pallone al tabellone. Ottima azione, ha giocato uno contro uno, spalle a Canestro ed è andato a realizzare. Gasparin per Hall, ancora Hall, si ferma molto fuori, marcato ecco adesso da Marco Cusin, ancora Hall per Matteo Piccoli, Piccoli che si alza da due, va a realizzare. Piccoli realizza da due punti, 34-30, il punteggio sempre con Piacenza in avanti. Dall'altro lato va a sbagliare Carlson da tre punti, il rimbalzo di Rota apre per il numero 11 Gasparin, però perde il pallone ad opera di Carlson, lo recupera Allen, c'è il fallo di Rota, fallo di Rota, dovrebbe essere il terzo fallo di squadra, secondo fallo. È il secondo fallo di Rota. Allen per Giuri, Giuri gioca uno contro uno con Gasparin, ancora vediamo Marco Giuri, tenta di forzare in sottomano, Valtino va a sbagliare, Cusin non riesce a recuperare il rimbalzo, Hall vuole in contropiede, Gasparin, Valtino va a sbagliare, palla vagante, attenzione c'è un piede di Matteo Piccoli sulla linea, dunque palla persa per Piacenza. C'è il time out chiesto da Nando Gentile, vuole parlare su, anche perché in attacco Caserta sta diventando latitante. Sì, Caserta di internet. Sì, comunque al di là del tabellone c'è una Piacenza che comunque adesso ha iniziato a giocare e sta producendo molto in attacco, ma anche tanto in difesa, tant'è che Caserta non riesce più a segnare. Ma vediamo adesso Caserta proprio con Carlson per Marco Giuri, che ha qualche centimetro per andare a tiro da tre, sbaglia, e quindi rimbalzo subito per Piccoli, Piccoli in palleggio, quindi fuori per Rota da tre e poi sbagliato il suo tiro, quindi rimbalzo di Cusini che spinge poi con Caserta, con Settallen, Settallen raddoppiato, quindi prova a giocare da solo, poi deve fermarsi, quindi per Cusin, ancora Settallen che prova a sfruttare il blocco di Marco Cusin, Settallen in velocità, va a bersaglio, canestro e fallo, bella azione, ma blocco granitico di Marco Cusin. Infatti grande blocco del pivot d'esperienza Marco Cusin, che ha permesso l'apertura di una strada per il buon Settallen, che è andato a depositare la palla a canestro e ha ricevuto anche fallo, dunque canestro vario e tiro libero supplementare, punteggio di 32-34 sempre per Piacenza, però c'è Allen con il tiro libero supplementare, Salvatore Lunetta. Sì, è stato un bel gioco con Allen, bravissimo a incunearsi, a sfruttare il blocco, va a segno il tiro libero aggiuntivo del numero 4 in maglia bianconera, meno 1 Caserta. Piacenza però in attacco con Rota che sta tenendo davvero molto bene il campo, ha trovato anche qualche buona soluzione offensiva, intanto c'è un rischio palla persa per Gasparin, ancora Hall per Piccoli per il tiro e il canestro del numero 8 Molinaro, pescato molto bene dentro l'area. Piacenza ha fatto girare davvero bene la palla con Caserta che non è riuscita a contenere l'attacco piacentino che è andato a segno, quindi Carlson da tre, finta, poi dentro per Cusin, brutto tiro di Cusin, rimbalzo di Mike Hall, Mike Hall che è il miglior rimbalzista con quasi 10 per allacciata di scarpe. Intanto è Piccoli in palleggio, quindi per Hall, sempre Hall cerca e trova Molinaro, Molinaro fermato fallosamente da Settallen, anche in questo caso un pessimo accoppiamento difensivo per Caserta con Settallen contro Molinaro e chiaramente Settallen non può far altro che commettere fallo per impedirgli, anzi buon per Caserta che Settallen sia riuscito a commettere fallo prima che Molinaro andasse al tiro, così non è il rischio canestro e fallo, ma solo due tiri liberi perché Caserta è in bonus. Intanto Molinaro va a sbagliare il primo tiro libero, Molinaro che non ha una gran mano dalla linea della carità, appena il 50% in campionato, va a sbagliare questa volta anche il secondo e vediamo, c'è un altro fallo, questa volta di Mike Carlson, e quindi ci sarà adesso il numero 14 Matteo Piccoli, lunetta Matteo Piccoli che invece ha il 74% dalla lunetta, vediamo come si disimpegnerà in questo viaggio per due tiri liberi,
il numero 14 Matteo Piccoli, primo tiro libero per lui sul punteggio di 33 per la Juve Caserta, 36 per Piacenza. Sbaglia anche lui, terzo tiro libero consecutivo sbagliato dalla compagine ospite. E questa volta interrompe la serie negativa Matteo Piccoli con un tiro libero mandato a bersaglio. Siamo sul 33-37, ma è Caserta in fase offensiva con Hassan, quindi Cusin per Marco Giuri, sfrutta il blocco di Cusin, Giuri va in penetrazione, Giuri, e va a segnare, eludendo anche il tentativo di stoppata di Michael. Altri due punti per Caserta con Marco Giuri che sale a quota 4, Caserta sale a quota 35. Intanto vediamo Molinaro contro Cusin, Molinaro prova a giocare contro Cusin, Cusin lo tiene, gli lo costringe a un brutto tiro, poi c'è il fallo fischiato a Marco Giuri, si lottava al rimbalzo, l'arbitro ha visto il fallo del capitano bianconero, il numero 21 Marco Giuri, fallo per Giuri, secondo fallo per lui, e adesso ci sarà ancora un viaggio in lunetta per il numero 14 in maglia blu, Matteo Piccoli, che nella scorsa circostanza ha fatto 1 su 2. Vediamo se questa volta è più bravo. Primo tiro libero a bersaglio per lui, ricordiamo lui tira col 74%, quindi adesso siamo un 2 su 3 nell'ultima circostanza. Sbaglia questa volta, quindi solo 2 su 4 per il numero 14 piacentino. Punteggio Caserta 35 Piacenza 38, Caserta potrebbe pareggiare con una tripla, vediamo con Hassan che ci pensa, però poi preferisce rinunciare anche perché Michael è troppo vicino, 7 secondi per il tiro di Caserta, Hassan sbaglia tutto con le mani velocissime di Arsenio Lupin Ferguson che va in penetrazione e va a commettere fallo in attacco. Poco convinto di questo fallo in attacco Umberto, è entrato anche il pallone dentro, però attenzione, Ferguson ha anche realizzato, però e il fallo in attacco è davvero dubbio, un po' discutibile. Molto. Come probabilmente era discutibile il fallo di Giuri prima, certo, ma ci può stare, come i giocatori sbagliano, fino a questo momento non è felice, attenzione, non è, però non si sono visti gravi errori come quelli visti per esempio in Juve Caserta Scaligera Verona, certo. Intanto Caserta in attacco con Marco Giuri, Marco Giuri per Seth Allen, Seth Allen in palleggio, sfrutta il blocco di Cusin, poi fuori per Carson, Carson va fino in fondo, va a sbagliare un canestro facile facile dopo che aveva fatto un'ottima penetrazione, quindi il rimbalzo, palla in attacco adesso per Ferguson, Ferguson che da grande globetrotter palleggia, poi serve un compagno, l'ho sbagliato il tiro di Molinaro, e Caserta con Giuri in palleggio, solito schema per Caserta con Cusin che prova a bloccare, quindi Cusin ancora che riceve palla da Giuri, sbagliato il tiro, mani abbastanza freddine da parte delle due squadre, intanto dovrebbe essere fallo del numero 16 Carson, vediamo per Carson terzo fallo, sì, aspettiamo adesso la segnalazione del tavolo, vediamo un po', sul tabellone risultano due, ma probabilmente questo dovrebbe, no, secondo fallo, quindi però Nando Gentile preferisce richiamarlo in panchina in questi ultimi due minuti prima dell'intervallo lungo, naturalmente preferisce preservare il suo americano Nando Gentile, e quindi lo richiama in panchina per evitargli di incappare nel terzo fallo. Intanto Molinaro va a bersaglio col primo tiro libero, sì. Molinaro in lunetta per il secondo tiro libero che va a bersaglio, dunque punteggio di 40-35, più 5 Piacenza a 2 minuti e 2 secondi dal termine del secondo quarto, dunque al riposo lungo. Sembra la partita con Verona, partenza buona di Caserta, poi Caserta si affloscia, risorgono gli avversari, e adesso gli avversari, come così come Verona, conducono di 5 lunghezze. Bianchi al tiro, va a sbagliare, rimbalzo però ancora di Tommaso Bianchi, fuori per Allen, Allen si butta dentro, va al tiro, attenzione c'è il fallo su Allen, fallo di Matteo Piccoli, dunque Allen va in lunetta. 14 Piccoli,
Vai lunetta per due tiri liberi. Primo tiro per Allen, va a realizzare. 36-40. Realizza anche il secondo tiro libero. Casetta adesso cerca un accenno di pressing tutto campo e poi rientra Gasparin, riesce a superare la metà campo agevolmente. Ferguson, ancora Gasparin, Casetta a zona, c'è la penetrazione di Allen, ma c'è di Hall, attenzione, ma c'è il fallo di Cousin. Ci sono due tiri liberi per Michael. Primo fallo Hall. Primo fallo di Hall. Primo fallo sulla di Cousin. Hall in lunetta per il tiro libero che ha realizzato. Il primo tiro libero realizzato dal lungo Piacentino, secondo tiro libero per lui. Realizza anche il secondo tiro libero, dunque 42-37, rimangono 5 le lunghezze di vantaggio per la formazione piacentina. A 1 minuto e 23 dal termine rientra Rota ed esce Piccoli per la formazione della Geco Piacenza. Giuri ancora in posizione di playmaker, ripropone un ennesimo attacco casertano. Vediamo come sviluppa l'azione. Hassan fuori, taglio di Allen, riceve però Bianchi, poi Bianchi si fa rubare il pallone da Ferguson. Ferguson molto abile dall'altro lato per Gasparin, poi Rota, poi ancora Ferguson. Casetta rientra velocemente, quindi evita il contropiede. Ancora Ferguson marcato molto fuori da Marco Cousin. Vediamo ancora Ferguson in angolo per il numero uno Ferraro, che va a sbagliare. Poi c'è Ideao che devia il pallone fuori, dunque palla per Caserta. Giuri per Allen, Allen marcato da Rota. Allen gioca uno contro uno, si ferma fuori per Tommaso Bianchi, poi recupera il pallone Marco Giuri, sfrutta il blocco di Marco Cousin, però Giuri viene ingabbiato. Bianchi lo va in aiuto, ancora Giuri, 6 secondi, si alza dal 2, Giuri va al tiro, va a sbagliare, rimbalzo di Hall. Michael, 22 secondi, c'è l'azione di Piacenza. Hall da 3 punti va al tiro, va a sbagliare, rimbalzo di Allen, attenzione, c'è un'azione, 13 secondi da giocare per Caserta. Vediamo come sviluppa questa azione Caserta. Allen marcato da Rota, 4 secondi, Allen ancora, viene raddoppiato, Giuri, bomba a bersaglio! A bersaglio c'era la bomba di Marco Giuri, dunque 40 Caserta, 42 Piacenza. Caserta si torna a giocare quindi qui sul parquet del pallavolo con Carson, che va subito a segno con la tripla che permette il sorpasso a Caserta per il 43-41, perché dobbiamo segnalare che il punteggio di Piacenza non era 42 ma 41, stato rettificato, abbiamo controllato sul tabellone. Quindi adesso Ferguson prova subito a rispondere ma sbaglia, rimbalzo di Carson, no, anzi è Michael che recupera palla, quindi Santi Angeli da 3 va a sbagliare, si lotta ed è Cousin ad uscire vincitore con il pallone tra le mani, quindi Tommaso Bianchi in palleggio per Mike Carson. Mike Carson va dentro, serve un buon pallone a Cousin, ancora Mike Carson, c'era probabilmente infrazione di 3 secondi non segnalata, ma è canestro di Caserta, 5 punti di Mike Carson e Caserta va sul 45-41. Umberto, ottimo inizio di Caserta. Sì, infatti un bel break per la formazione casertana, che adesso subisce una bomba di Hall, Michael da lontanissimo, per il 45-44, ma Caserta rimane avanti di un punto. Vediamo Allen, e perde ancora il pallone Allen, lo recupera Ferguson, vola in contropiede Ferguson che va a depositare il pallone a canestro, dunque torna in avanti la formazione di Piacenza, 46-45, annullato quel parziale di 5-0 in favore di Caserta, dunque tutto da rifare per la squadra casertana. Marco Giuri, parte la bomba di Giuri, va a sbagliare, palla vacante, la recupera Marco Cousin che
poi cede il pallone a Bianchi, Tommaso Bianchi che realizza da sottomisura, Caserta torna in avanti, c'è un'alternanza, una sorta di ping pong con le segnature, vediamo, c'è la bomba di Sant'Angeli che va a sbagliare il contropiede, Giuri, Carlson si ferma, trova il varco, c'è il tentativo di andare a realizzare ma c'è fallo di Ferguson, due tiri liberi per Carlson in lunetta, quindi possibilità a Caserta di allungare con il cronometro fermo, 47 Caserta, 46 Piacenza, Carlson in lunetta per due tiri liberi, sbaglia il primo tiro libero Carlson, questi sono tiri da non sbagliare assolutamente perché nell'economia del gioco con una gara punto a punto possono essere fatali a fine match, vediamo ancora Carlson in lunetta, realizza il tiro libero Carlson, dunque 48 a 46, più due Caserta che adesso è in difesa, vediamo Ferguson fuori per Sant'Angeli, ancora Ferguson, poi c'è Gasparin ma c'è il fallo di Marco Cusin, reclama vicino all'arbitro e però c'è il primo fallo di Caserta, è il secondo fallo di Marco Cusin, c'è una rimessa in zona d'attacco di Gasparin per l'Assigeco Piacenza, Ferguson marcato da Bianchi, sputa il blocco di Molinaro, ma Molinaro lui stesso perde il pallone. In questa dunque, situazione Umberto, Caserta ha difeso meglio perché sì, oltre al tentativo di cambio sistematico ha cercato di chiudere, soprattutto Allen ha fatto quel passo verso Molinaro che non gli ha consentito di controllare il pallone. E quindi palla persa per Piacenza. Adesso Caserta ancora in avanti con Bianchi per Carlson, vediamo come sviluppa l'azione casertana. Ancora Bianchi, trova un varco, va al tiro, va a sbagliare, però che recupera anche il pallone. Poi Carlson, c'è la bomba, va a sbagliare, però rimbalzo di Cusin, ma c'è fallo su Marco Cusin, il fallo di Molinaro. Due tiri liberi per Marco Cusin. Abbastanza opinabile infatti, anche questa scelta, infatti, perché Marco Cusin aveva solo conquistato il rimbalzo, non era in fase di tiro. Certo, infatti, comunque... Diciamo che gli arbitri stanno un po' peggiorando il loro rendimento, avevano iniziato benino, poi si sono persi comunque un po' con un po' di errori di qua e di là. E intanto Caserta a cronometro fermo guadagna due tiri liberi con Marco Cusin che tira dalla lunetta con il 76%, va a bersaglio con la prima conclusione a sua disposizione, seconda opportunità per lui. Caserta sale a quota 49 mentre Piacenza è a quota 46. Cusin a segno anche con il secondo tiro libero. Più 4 Caserta, 50-46. Ferguson subito per Gasparin. Gasparin per Ferguson, zona per Caserta che prova così a trovare un rimedio. Tanto Ferguson fa in penetrazione, poi Ideoa gira fuori per Gasparin, prova la tripla, la segna, tripla per Gasparin, a segno, meno uno solo per Piacenza con questa bella tripla mandata a segno da Gasparin. Intanto Allen va in penetrazione, va a segno, canestro e fallo di Edeoa, canestro di Seth Allen, due punti per lui, 17° punto per il numero 4 in maglia bianconera e un tiro libero aggiuntivo per lui. Quindi Caserta sale a quota 52 con Seth Allen in lunetta per un tiro libero aggiuntivo, a segno, azione da 3 per il numero 4 bianconero e quindi adesso 53-49 con Piacenza, con Gasparin fronteggiato da Bianchi, c'è il tentativo di recupero di Carlson ma all fuori per Gasparin che sbaglia, tocca molto bene Giuri il pallone per Bianchi, quindi Seth Allen finta il tiro da 3, poi preferisce fermarsi e giocare, quindi sfrutta il blocco di Carlson,
quindi ancora Carson che riceve palla da Seth Allen, va a forzare il tiro e sbaglia Mike Carson, quindi Santiangeli in transizione scarica per Ferguson da 3, ma il gioco è già fermo, c'è il fallo fischiato al numero 12 Tommaso Bianchi, secondo fallo per Tommaso Bianchi e rimessa in fase di attacco proprio per Piacenza, anzi terzo fallo di Bianchi, adesso viene corretto anche la segnalazione dei falli di Caserta, quindi c'è il, intanto viene ammonito Nando Gentile che aveva protestato su questa situazione, probabilmente non tanto per il fallo di Bianchi ma per quello non fischiato dall'altra parte su Mike Carson. Adesso c'è Ferguson in avanti per la Segeco Piacenza, vediamo Santiangeli, Idaoa va a sbagliare, rimbalzo di Marco Cusinna per Carson, poi contropiede, Allen perde il pallone, mamma mia ragazzi, applausi del pubblico anche incoraggianti da parte di Nando Gentile per questa bella apertura in contropiede, Allen non è riuscito a controllare il pallone lanciato da Carson, dunque ancora Caserta in difesa, Michael marcato da Carson, vediamo ancora Hall, c'è la bomba di Ferguson che va a bersaglio, bomba importantissima, 53 a 42, torna a un solo punto Piacenza, Giuri fuori per Allen, c'è la bomba di Allen, va a sbagliare, rimbalzo e di Michael per la percussione di Santiangeli che va a realizzare, gran passaggio di Michael che vede lontanissimo il compagno, lo serve, che dunque 53 a 54 il punteggio in favore di Piacenza che rimette il muso avanti nel punteggio, bomba di Allen, fa sbagliare ancora Cusini che smanatta il pallone e lo gli permette di catturarlo a Marco Giuri che da tre punti, va a sbagliare Marco Giuri, rimbalzo di Ferguson, sta giocando male Caserta in questo frangente di match quando mancano 4 minuti e 24 al termine del terzo quarto, ancora Ferguson marcato da Bianchi, Olda lontanissimo va a tiro, va a sbagliare il rimbalzo di Marco Giuri, fasi molto concitate, Allen recupera il pallone, va a realizzare, attenzione non c'è fallo sul primo passo di Allen, stato, questa volta sì, condivido, bene, infatti, condivido la decisione arbitrale. E dunque c'è, ci sarà una rimessa in zona d'attacco per Caserta, Piacenza ha tre falli di squadra, c'è cambio, rientrano Paci e Turel, escono Bianchi e Marco Cusin, dunque adesso c'è una rimessa di Caserta, la rimessa viene effettuata da Mirko Turel. Turel stasera davvero in ombra, ha giocato pochissimo ma per quel poco che ha giocato non ha fatto vedere nulla di importante. Allen, Paolo Paci fuori per Carlson che si butta dentro, va al tiro, va a realizzare da gran bel canestro di Mike Carson, gran bel canestro davvero per l'ala casertana, 55-54, Caserta torna in avanti, punteggio altalenante, 3.53 al termine, Michael marcato da Paolo Paci, vediamo, tenta più spazio per arrivare sotto canestro, riesce a realizzare con un tiro dalla media e chiaramente adesso bisogna stringere i denti in difesa, Caserta deve stringere i denti in difesa se vuole cercare di costruire un break avvincente, ma intanto c'è il fallo di sfondamento di Allen, sfondamento. E infatti, questo stavo dicendo, Salvatore. Io, a mia, diciamo, lo aggiungi alla lista degli errori. Degli errori, bravissimo. Perché non mi è sembrato proprio fallo di sfondamento. Mi sembrava un attimo di fianco il giocatore di Piacenza. Comunque, va bene così. Intanto, ancora in avanti. Adesso c'è. No, c'è Mike Allen che ha subito fallo da Turel. E con questo Caserta vediamo, ha quattro falli di dovrebbe squadra. Essere a quota 4 falli di squadra, vediamo come è già Piacenza, sì è così, entrambe le squadre sono in bonus quando mancano 3-14,
Ideoa va a sbagliare un gol a porta vuota. E intanto Seth Allen in palleggio, va fuori per Mike Carson. Mike Carson gira per Marco Giuri, poi blocca per Giuri, quindi ancora Paci per Mike Carson, per Paolo Paci che rischia di perdere palla, poi forza la conclusione, per poco non segna, un tiraccio però in questo caso di Paolo Paci. E intanto è Santiangeli per Gasparin, solo soletto da tre, vanda a bersaglio la tripla. È grave, brutto rientro di Caserta in questa circostanza. 55 statistiche Caserta ai tiri liberi, a un 12 su 14 che equivale all'86%, mentre Piacenza sta tirando molto male, appena 5 su 12. Intanto torniamo in diretta con Paolo Paci in possesso palla per questa nuova azione per Caserta. Quindi è Turel in serve dentro Marco Giuri contro Santiangeli. Marco Giuri si gira, va a sbagliare, rimbalzo di Paci che va a segno. Buon canestro di Paolo Paci, 57-59, meno 2 per Caserta, ma è Piacenza con Ferguson sul quale viene mandato Turel, quindi Santiangeli per Gasparin che stavolta sbaglia la tripla. Ne ha segnate due molto importanti il numero 11 in maglia blu. Intanto Seth Allen va a penetrare, scarica fuori per Paolo Paci che prova a trovare un varco, si arresta, tira, sbaglia, rimbalzo di Ideoa, quindi Ferguson. Nuova azione per Piacenza con Ferguson fronteggiato sempre da Turel, quindi palla dentro per Michael fronteggiato da Hassan. Michael serve Santiangeli dall'angolo, solo soletto Santiangeli, va a bersaglio. Caserta sta difendendo male, troppo spazio a Piacenza soprattutto nei tiri dall'arco dai 6,75. Tanto Hassan per Allen, sfrutta il blocco di Paci, Allen va dentro e va a punire la difesa affondando il coltello nel burro della difesa piacentina. Ma infatti anche Piacenza non è che sta difendendo alla grande, infatti i punti sono solamente 3 in vantaggio per Piacenza, dunque partita di grande equilibrio. Santiangeli ancora da 3 e a segno ancora Santiangeli, e adesso le triple di Piacenza stanno facendo molto male a Caserta. Marco Giuri più 6 Piacenza, Marco Giuri, quindi Seth Allen contro la difesa zona di Piacenza, quindi Caserta che gira per la linea esterna il pallone con Marco Giuri, cerca dentro Paolo Paci, lo serve adesso con Ideoa che lo pressa, Paolo Paci va al tiro allo scadere dei 24, va a segnare 61-65, ma Caserta ha fatto una fatica tremenda a trovare una buona soluzione offensiva. Intanto vediamo adesso, con praticamente una discrepanza di circa 2 secondi tra cronometro generale e cronometro parziale per l'ultimo tiro di Piacenza, quindi Ferguson contro Paci, Ferguson va a penetrare, va a sbagliare, rimbalzo di Caserta con Turel che prova la bomba. Questa volta Caserta non è fortunata con la terza tripla allo scadere, le prime due sono andate a segno con Tommaso Bianco e Matteo Piccoli per il solito Ferguson, davvero la spina nel fianco per la difesa bianconera con i suoi 19 punti. Dato Michael contro Hassan, Michael, Hassan prova a tenerlo, gira per Ferguson, quindi apre il palleggio fronteggiato da Bianchi, tenta la tripla, la sbaglia, rimbalzo proprio di Michael che serve in angolo Piccoli, prova la bomba, la sbaglia, rimbalzo di Paolo Paci che poi va a subire anche il contatto falloso di Ideoa, e quindi primo fallo di squadra in questo ultimo quarto di gioco commesso da Piacenza. Doppio cambio per Caserta, rientrano Mike Carson e Marco Giuri, vediamo, esce Hassan e quindi rimessa per Tommaso Bianchi, Tommaso Bianchi per Giuri, quindi ancora Tommaso Bianchi, quintetto per Caserta con anche Seth Allen, Paci e Carson, quindi Allen finta la tripla, poi si incunea, scarica fuori per Tommaso Bianchi, fa fatica Caserta a trovare un buco nell'area colorata di... Intanto Paolo Paci va a segnare, bravissimo Paolo Paci. Dicevo che Caserta ha fatto parecchia fatica a trovare un varco per punire la difesa piacentina schierata a zona. Intanto Michael contro Paolo Paci, Michael è bravissimo anche in uno contro uno, vediamo, Paolo Paci si arresta, tira, però spinge, fa fallo in attacco,
si vede la spalla di McCall che si abbassa per allontanare l'avversario. Questa volta ci sentiamo di condividere la decisione arbitrale e si sente anche un po' di tifo del pubblico, un pubblico molto freddo come un po' la temperatura che c'è qui, però Caserta sta provando a rientrare. Siamo 63-65 con Seth Allen che sfrutta il blocco di Carson, va a subire il contatto falloso. Sì, fallo importantissimo per Caserta. È già il secondo fallo di squadra per la squadra piacentina. Saranno due tiri liberi per Seth Allen, due tiri liberi che potrebbero valere il pareggio per Caserta. Quando se ne sono andati 31 minuti e 15 secondi di partita, ne restano da giocare 8 e 45. Seth Allen, il numero 4 in maglia bianconera, al tiro dalla lunetta, primo tiro libero a bersaglio. Seth Allen che dalla lunetta sta tirando in questa stagione con il 75%. 2 su 2 per lui, parità 0-0. Umberto, sì, parità, lo dicevamo, partita equilibratissima. Adesso Piacenza cercherà vediamo con Sant'Angeli, va a tiro, va a sbagliare, c'è il fallo, attenzione di Giuri, il fallo di Giuri. Fallo di Giuri. Terzo fallo. Cambio. Esce Giuri e entra Alza. Cambio anche per Piacenza, di interno 11 Gasparì, il numero 33. Va a sbagliare Sant'Angeli dalla lunetta, il primo tiro libero è stato preciso dalla lunga distanza con una serie di bombe, adesso realizza invece il secondo tiro libero, torna in vantaggio Piacenza di un punto, 66-65, Caserta in avanti. Bianchi per Carlson, ancora Bianchi, fuori per Carlson, 8-20 al termine. Allen, la partita è ancora lunga. Allen marcato da Idao. Allen, la bomba, va a sbagliare il rimbalzo ed è il numero 55 Mike Hall. Sant'Angeli marcato da Norman Hassan, ancora Sant'Angeli, sfrutta il blocco di Hall, però trova Carlson a marcarlo. Sant'Angeli ancora, 10 secondi dal termine dell'azione piacentina. Sant'Angeli trova un varco e va a depositare il pallone a canestro, bravissimo questo giocatore, intelligentissimo a trovare questo varco. Carlson, Allen, Bianchi, palla per Paolo Paci marcato da Idao. Paci gioca uno contro uno, fuori per Norman Hassan. Attenzione, c'è un fallo, vediamo, e dovrebbe trattarsi già del quarto fallo di squadra per Piacenza, quindi pessima notizia per coach Ceccarelli e naturalmente per la squadra piacentina che è già in bonus, quindi dal prossimo fallo Caserta andrà in lunetta. Ed è fallo anche di Idaho. Sì, anche questa è un'altra brutta notizia per il coach piacentino. Bianchi, ah, palla buttata, forse c'era un contatto falloso Paolo su Bianchi, buttata palla persa palla da Paolo Paci. Caserta, adesso è Michael che serve, quindi Gasparin in palleggio, Gasparin contro Paolo Paci, Gasparin penetra, poi sbaglia tutto servendo un assist per Norman Hassan che va fino in fondo, va a subire il fallo, canestro e fallo per Hassan che sembrava intenzionato a scaricare palla, poi accelera e va fino in fondo, canestro e fallo per lui. Intanto rientra Marco Cusin ed esce Paolo Paci per Caserta. Tiro libero aggiuntivo per Norman Hassan che può impattare nuovamente, questa volta a quota 68, e quindi sempre parità potrebbe essere, ma prima Norman Hassan dalla linea della carità dovrà convertire questo tiro libero aggiuntivo per il fallo subito nell'azione precedente dopo il canestro segnato. Il numero 17 in maglia bianconera dalla lunetta, Norman Hassan che tira con l'82%, non fallisce, a bersaglio Norman Hassan,
parità ancora una volta, quota 68 a 7 minuti dal termine del match. Ferguson ancora fuori in angolo per Mike Hall, marcato da Carlson. Mike Hall, vediamo, cerca l'uno contro uno, poi si butta fuori, va al tiro, va a sbagliare, il rimbalzo è di Bianchi, ancora Caserti in avanti, ancora Allen gioca uno contro uno, trova un varco, va al tiro, va a sbagliare, è la presenza di Hall, la presenza di Hall fa effetto, stampa il pallone sotto il ferro. Ferguson, Gasparin, palla dentro per Molinaro, poi Ferguson da fuori e Ferguson non perdona Ferguson piazza la bomba e c'è il time out urgentissimo di Nando Gentile per bloccare Zare da sottomisura. L'aveva fatto già tantissime volte questa sera. Bianchi, marcato da Ferguson, fuori per Norman Hassan, molto fuori, marcato da Gasparin, in angolo per Carlson, la bomba al bersaglio e risponde Carlson al bersaglio, la bomba di Carlson ed è perfetta parità 71 a 71. Ferguson ancora per Michael Hall, ancora in palleggio, marcato da Bianchi, non si sa se riuscirà a tenerlo, ma si avvicina così, però poi Hall trova un semicorridoio. Sì, ha difeso male decisamente, sì, molto male situazione. Infatti semicorridoio dove Hall è andato a realizzare. Marco Giuri sfrutta il blocco di Cousin, Giuri si ferma, fuori per Carlson e poi Carlson a trovare il varco vincente per il 73 pari. E stasera Carlson sta facendo l'americano. Infatti, meno male. Ha realizzato Carlson, intanto Ferguson dall'altro lato va a sbagliare la bomba, il rimbalzo questa volta di Cousin, apre per Marco Giuri. Giuri vola in contropiede, però si ferma perché la squadra avversaria è entrata pienamente in difesa. C'è Carlson. E poi brutto passaggio, brutto passaggio, bruttissimo. Con Gasparin molto bravo a intuire il passaggio. Passaggio sporco quello di Carlson. Una linea di passaggio che non esiste. Infatti. Ancora Ferguson, marcato da Carlson. Ferguson in angolo, va al tiro, va a sbagliare. Cousin recupera il rimbalzo, però poi è Molinaro a prendere il pallone, ma va a sbagliare. Il rimbalzo di Hassan per Giuri. Giuri gioca l'ennesimo pallone per Caserta e deve adesso rallentare, chiama lo schema. 4:24 al termine, 73 pari. Il palmagioco iniziato sospeso. Vediamo Carlson, Bianchi da fuori. Gioca uno contro uno, si butta dentro, va a realizzare. Bravissimo Tommaso Bianchi. Bravo, bravissimo. Se non è certo un tiratore da tre. Inseguono e provare anche ad accorciare le distanze dalla vetta. Si riprende a giocare con Gasparin in palleggio, fronteggiato da Hassan. Gasparin tiene, supera la linea di centrocampo, quindi serve il solito Ferguson, sul quale adesso c'è Tommaso Bianchi. Palla dentro per Michael, sul quale c'è Carlson. Michael fuori per Santiangeli, che rischia di perdere palla, un controllo difettoso, quindi Santiangeli va a subire la stoppata di Cousin che spunta dal nulla a stoppare il tentativo di Santiangeli. Mancano solo 3 secondi alla fine di questa azione. Vediamo con Ferguson, bravissimo in penetrazione, va a sbagliare, va subire il contatto falloso. Caserta difende male, Marco Giuri non si capacita di questo fischio, ma l'arbitro ha visto il contatto su Ferguson, che era sgusciato con grande abilità. Umberto, 3 secondi dalla fine, prendere palla, aprire il palleggio e andare dentro e subire fallo. Gran tanto di cappello a un giocatore come Ferguson. Infatti si è assicurato i 2 tiri liberi, che va a sbagliare, clamoroso, perché Ferguson tira con l'84% dalla linea di tiro libero. Seconda opportunità per lui a bersaglio questa volta, 75-74. Stasera Piacenza sta sprecando tanto proprio dalla linea della carità, dalla linea di tiro libero. Intanto Tommaso Bianchi per Norman Hassan in palleggio, quindi Cousin scambia con Marco Giuri che va a subire, a prendersi il fallo con grande sagacia ed esperienza di Ferguson. Dovrebbero essere 2 tiri liberi per il numero 21 in maglia bianconera, Marco Giuri.
che questa stagione non sta tirando benissimo dalla lunetta, perché lui è uno con una mano abbastanza calda dalla lunetta, quest'anno sta tirando col 70%. Vediamo in questa circostanza, dove comunque il pallone è più pesante, Caserta è appena con un punto di vantaggio, Giuni va a bersaglio con il primo tiro libero, 3:30 alla fine di questa partita, 76 Caserta, 74 Piacenza, con Giuni che ha un secondo tiro libero a disposizione, lo va a sbagliare e quindi conferma che in questa stagione non è così brillante dalla linea di tiro libero. Solo due punti, ma intanto Santiangeli va a penetrare, quindi per Ferguson, fronteggiato da Bianchi, Ferguson in palleggio con tutta la sua qualità nel ball handling, arresto, tiro, va a sbagliare, si lotta in rimbalzo con Michael, alla fine ne esce vincitore Carson, ma c'è un palla, evidentemente Ferguson alla fine ha pestato la linea di fondo, però Carson si era addormentato. Emanando Gentile sta reclamando. Sì, perché voleva un fallo su Mike Carson, ma però Mike Carson comunque ha palle di Caserta. E allora Nando, non parlare, zitto. In questo caso, come, però effettivamente ci poteva essere il fallo su Mike Carson, certo. Però Mike Carson si è un attimo addormentato col pallone tra le mani. Intanto palla recuperata da Caserta e quindi 76-74 più due Caserta, che ha l'opportunità di aumentare questo piccolo vantaggio con Cusin, adesso per Giuri, Giuri in palleggio, sfrutta il blocco di Cusin, cerca proprio Cusin, ma poi deve servire in angolo a San, che serve Cusin, Cusin va a segno, no, non è canestro valido, non viene considerato movimento di tiro, viene considerato con palla giù, bonus. Piacenza in bonus, Cusin va in lunetta per due tiri, quinto fallo di Leo, rientra Molinaro, con Cusin dalla lunetta avrà l'opportunità di due tiri liberi, lui che sta tirando con 63% quest'anno. Non è certamente una gran percentuale per il numero 22 maglia bianconera. Vediamo come si comporta. Primo tiro libero a bersaglio. Caserta va sul più 3. 7-7, 7-4, 2-51 alla fine. Così in assegno, un 2 su 2. Smentisce la sua statistica di quest'anno dalla lunetta. E adesso è Ferguson sul più 4 Caserta. Con Piacenza che deve assolutamente segnare, Ferguson va a prendere la linea di fondo, serve in angolo Santiangeli da tre, tiro bruttissimo di Santiangeli, rimbalzo di Bianchi. Caserta adesso proverà a ragionare per trovare una buona soluzione di tiro. Più 4 e palla in mano per Caserta. Giuri per Marco Cusin, vediamo fuori per Bianchi. Bianchi ancora, Bianchi dall'altro lato per Norman Hassan, parte la bomba, oh bersaglio, oh, bersaglio, la bomba con il fallo, amici telespettatori, 81-74 più 7 con 2 minuti e 08 da giocare, c'è il tiro libero di Hassan. Sì, un canestro fondamentale per Norman Hassan, una tripla decisiva, potrebbe avere un valore fondamentale per l'economia di questa partita. Più 7 Caserta, 2:14 dalla fine, 2:14 dalla fine con Norman Hassan con un tiro libero aggiuntivo, e quindi potrebbe veramente Caserta adesso provare un allungo importante, sarebbe un più 8 che a 2 minuti inizia a avere un peso specifico. Sbaglia Norman Hassan, resta più 7 Caserta, ma adesso Santiangeli in angolo per Piccoli, Caserta non rientra, però poi non tira Piccoli, quindi Santiangeli ancora fronteggiato da Marco Giuri. Santiangeli prova a penetrare, Santiangeli va molto male, viene stoppato da Marco Giuri che lo tiene, tiene l'uno contro uno Marco Giuri e arriva anche a stopparlo. Santiangeli protesta, voleva il fallo, non la vede così l'arbitro che fischia solo una rimessa. Intanto esce Mike Carson, rientra Valentini. A 1:59 dal termine, vediamo Gasparin fuori per Ferguson, marcato da Cusin, poi ancora Gasparin dall'angolo, va a tiro, va a sbagliare, palla che va a recuperare, è fallo, fallo di Andrea fallo. Valentini, fallo di Andrea Valentini, di Andrea Valentini, dovrebbe essere adesso il quarto fallo di squadra di Caserta. Essa che viene affidata a Matteo Piccoli, vediamo, Matteo Piccoli ha qualche difficoltà, poi trova Ferguson che è sempre velocissimo, Ferguson va a penetrare, poi rischia di perdere palla e poi la perde perché se la porta fuori, palla persa da Piacenza e questo ha
un peso specifico notevole. Intanto rientra Carson, esce Valentini. Evidentemente Gentile nell'azione precedente ha voluto preservare chiaramente Carson, gravato di 4 penalità con l'azione difensiva risparmiata. Tant'è vero, poi è stato proprio Valentini a commettere fallo. Intanto è Caserta con Norman Hassan che ha segnato prima quella tripla fondamentale del più 7 per Caserta. Norman Hassan non riesce ad aprire il palleggio per il pressing di Gasparin, poi va fino in fondo Hassan, fuori per Carson da 3, sbaglia, rimbalzo conquistato da Michael dopo che Hassan per un attimo aveva il pallone tra le mani. Poi c'è il fallo di Marco Cousin. Per Marco Cousin è il terzo fallo, si tratta del quarto fallo di squadra di Caserta, ma sarà ancora rimessa, quindi d'ora in poi i falli di Caserta saranno puniti con 2 tiri liberi per Piacenza. E quindi adesso a 1:18 dalla fine, 78 secondi, solo 78 secondi alla fine della partita, c'è Piacenza in attacco con una rimessa, con 19 secondi a disposizione per questo tiro, per provare ad avvicinarsi e giocarsi poi tutto nella volata finale. Ma vediamo con Gasparin che rimesse, manco a dirlo, per Ferguson. Ferguson si alza da 3, ma c'è un fallo antisportivo. Vediamo, fallo antisportivo a Marco Cousin. E qui pensiamo che gli arbitri vogliano mettere addosso le canotte e fare i protagonisti. Non l'abbiamo visto, vediamo, ci può stare. Vediamo Cousin che discute con l'arbitro. Quindi fallo antisportivo, fallo. 2 tiri liberi per Michael, rimessa per Piacenza. E a questo punto davvero si fa difficile, perché ritorna tutto in ballo a 1:16 dal termine. 1:16 dal termine. 2 tiri liberi per Michael. A bersaglio col primo tiro libero, 81-75. A 1:16 dal termine, cronometro fermo, ancora Hall in lunetta, secondo tiro per lui, va a sbagliare il secondo tiro libero, quindi 81-75 più 6 per Caserta, che adesso con Santiangeli. Rimessa per Michael che pensa subito al tiro da 3, ci prova, lo sbaglia, rimbalzo di Norman Hassan. Michael probabilmente esagera in questa circostanza. Piacenza poteva giocarsela meglio questa palla. 81-75 più 6 Caserta, che però ha il possesso palla con Norman Hassan che apre il palleggio, scarica fuori per Bianchi da 3, Bianchi non segna, rimbalzo di toccato da Marco Giuri. Oh, questo... E qui Marco Giuri lascia la palla, non segue l'insegnamento di Dino Meneghin, che dice prendi sempre il pallone, non affidarti al giudizio degli arbitri. Certo. Quindi c'è il replay, palla recuperata di guardate Piacenza. Guardate il replay, adesso la regia ci sta facendo vedere il replay in questo momento. Dove, ecco, vediamo, c'è proprio la deviazione di intanto Michael per Ferguson che pensa al tiro palleggio contro Cousin, prova la tripla e sbaglia. Quindi Michael ancora per Santiangeli arresto. Prova la conclusione da 3, sbagliata. E Piacenza sta forzando in maniera inenarrabile. Marco Giuri per Norman Hassan. Piacenza però un po' perso la testa, Umberto, in questo frangente. Infatti, 23, perché avrebbe potuto gestire meglio il pallone. 23 secondi al termine. Caserta si avvia verso la vittoria. Ed è questo probabilmente il canestro della staffa. Caserta segna l'83esimo punto. 83-75 per Caserta, che adesso dovrebbe aver vinto la partita. Michael ne prova un'altra, sempre da casa sua. Rimbalzo di Gasparin che va a segno. Ma un siamo 85-76. Finisce, si ferma il. E finisce qui. Caserta vince, torna al successo. Inaugura nel migliore dei modi il 2020. Piacenza grande, è costretta a subirne Befana, un'altra. Grande un'altra Befana per i casertani, accorsi qui al Palamaggiore, sono circa 2000 persone.